Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova masterclass lezione di Scuola Holden sulle ossessioni e stasera vi parlerò di un'altra delle mie ossessioni. Dopo quella per Tim Burton, siamo qui per chiacchierare di un'altra mia ossessione che è quella per l'immagine in generale, perché come vi avevo già anticipato la scorsa volta, per me l'immagine è veramente un'ossessione incredibile. La creazione, la cattura delle immagini è un qualcosa che mi ha sempre appassionato fin da bambino e man mano andando avanti è diventata veramente una sorta di ossessione vera e propria, fino a tramutarsi poi fortunatamente nella mia professione. Oggi in particolare vi racconterò qualcosa riguardo i libri illustrati, che potrebbe sembrare una cosa alquanto bislacca, stranissima, soprattutto in una scuola come Scuola Holden, che nasce con una vocazione verso la scrittura, verso il libro, la parola scritta, ma mi sentirei di dire che le vie della narrazione sono infinite, quindi anche la narrazione per immagini è una narrazione fondamentale e forse è ancora più antica della parola. Quindi l'uomo ha iniziato a comunicare, a narrare, a fantasticare attraverso le immagini. Non sono qui oggi per fare una lezione di storia dell'illustrazione e di storia del libro illustrato, ci mancherebbe, non vi voglio minimamente annoiare, ma se andiamo indietro nel tempo, tanto, tanto indietro nel tempo, le prime forme di narrazione e di comunicazione, se pensiamo alle pitture rupestri, quelle della grotta di Altamira o quella della grotta di Lascaux, altro non erano che le prime illustrazioni della storia. Molti linguaggi che utilizzano appunto la scrittura come forma di comunicazione sono formati e sono composti da immagini. Basta pensare ai geroglifici egiziani e tantissime altre forme di scrittura che fanno dell'immagine una forma di comunicazione. E la strada è abbastanza lunga, l'ossessione per le immagini da parte dell'uomo è continua, si passa appunto dalle pitture rupestri a dipingere sui papiri, su manoscritti miniati, fino ad arrivare ai primi libri stampati dopo l'invenzione della stampa di Gutenberg. Veramente è una storia lunghissima, fino ad arrivare ad oggi a una sorta di particolare binario parallelo, una sorta di dicotomia di quella che è l'industria e il commercio del libro, in cui ci sono dei libri che contengono solamente parole, narrazioni, che possono essere romanzi, saggi, raccolte di racconti o altro, e poi i cosiddetti libri illustrati. Inutile che vi spieghi che cos'è un libro illustrato, perché lo sappiamo tutti, probabilmente. E quando cominciamo ad approcciarci al libro da bambini, la prima cosa che ci viene regalato dai nostri genitori è un libro illustrato. E molte volte sono libri illustrati molto, molto basilari, molto semplici, dove non ci sono assolutamente parole, i cosiddetti silent book, oppure magari ci sono pochissime parole legate ad alcune immagini. E sono quei libri che servono ad abituare il bambino proprio all'oggetto libro, ad avvicinarsi anche alla scrittura, ma soprattutto alla percezione di un'immagine bidimensionale che sia portatrice di concetti e di altro. Beh, questo su di me fin da bambino ha avuto un fascino incredibile. Sono diventato veramente un grandissimo appassionato quando ancora
non riuscivo neanche a camminare bene, di libri illustrati in particolare, li ho sempre voluti, li ho sempre conservati, li ho sempre raccolti, fino a diventare oggi addirittura anche un collezionista di libri illustrati, tant'è vero che ho riempito completamente la mia casa, il mio studio, e ogni volta che vengo, anche da Torino stesso o da una fiera, come adesso il Salone del Libro, la Fiera dell'Illustrazione di Bologna o tante altre fiere specializzate, arrivo carico di libri che non fanno altro che andare a riempire incredibilmente gli spazi nei quali lavoro e dove mi sottraggo comunque sempre, sempre più spazio. È chiaramente una forma di ossessione. Ogni cosa che faccio comunque è fatta a livello ossessivo, quindi quando disegno, quando faccio cinema, quando faccio animazione stop motion, diventa per me una vera e propria ossessione, ma come dicevo in un film realizzato tanti anni fa, le ossessioni sono quella cosa che ti aiuta a vivere, che permettono di catalizzare la linfa vitale. E in particolare, il libro illustrato per me è stata un'ossessione che è diventata anche una scialuppa di salvataggio, una fonte di salvezza, perché ho passato tanti anni a lavorare nell'ambito del cinema, raccontando storie con il mezzo cinematografico, e quando per le difficoltà che tutti conosciamo nel realizzare film sono rimasto un po' fermo e non sapevo bene dove andare a sbattere la testa, beh, il libro illustrato in particolare mi ha veramente teso una mano e mi ha permesso di ricostruirmi un'immagine, un modo di fare che oggi mi rappresenta pienamente. Quindi non dico neanche che è stato un ripiego dal cinema, è stato il trovare una forma che fino a quel momento probabilmente per me era stata completamente inaspettata, ma era stata sempre lì a portata di mano, ma non l'avevo mai vista bene. Quindi da quel momento ho cominciato a raccontare le mie storie con i libri illustrati, portando avanti insieme testo e illustrazioni e trovando un mezzo bellissimo per poter raccontare il mondo e per poter raccontare le mie storie. Quindi sono grato, ringrazio il libro illustrato, l'illustrazione in generale, e questo poi si è trasformato negli anni anche in professione dal punto di vista didattico. Dicevo che non sono qui certamente per farvi una lezione di storia dell'illustrazione e di storia del libro illustrato. Mi piacerebbe però partire dalle poche righe iniziali di Alice nel Paese delle Meraviglie, dove Alice, ve le leggo, Alice cominciava a non poterne più di stare seduta sulla sponda accanto alla sorella, senza far niente. Una volta o due aveva provato a sbirciare il libro che la sorella leggeva, ma non c'erano figure né dialoghi. E a che serve un libro? Aveva pensato Alice, senza figure e senza dialoghi. Questo è l'inizio di Alice del Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll. E credo che più di ogni altro incipit, di ogni altro inizio, possa spiegare quella che è la passione e l'ossessione per un libro illustrato. E mi viene da pensare che cosa sarebbe successo. Naturalmente è chiaro che l'artefice è Lewis Carroll, e ha messo lì questo elemento per far scaturire poi tutte le avventure. Ma per assurdo mi piace immaginare che cosa potrebbe essere successo se invece il libro che era sulle ginocchia della sorella di Alice avesse contenuto delle immagini e lei fosse rimasta attaccata a guardare quelle immagini. Probabilmente non avrebbe seguito il coniglio bianco, probabilmente non sarebbe caduta nella tana, non sarebbe finita nel mondo sottoterra, non avrebbe incontrato tanti personaggi strambi e non sarebbe entrata così nel nostro immaginario collettivo. Quindi lo stesso Carroll pone l'accento sull'importanza dell'immagine, quindi parte da una privazione all'interno del suo libro, citando un altro suo libro ipotetico, poi
in molti hanno fantasticato su quello che poteva essere il libro che la sorella leggeva. C'è chi ha detto che potessero essere dei sonetti di Shakespeare, chi addirittura ha detto che potesse essere la Divina Commedia, chi ha ipotizzato che potesse essere la Bibbia. Si sono attribuiti tantissimi, tantissimi significati. Fatto sta che quel libro non conteneva immagini, e da lì partono tutte le avventure di Alice. Alice che diventa uno dei libri fondamentali per ragazzi, per bambini, ma anche per adulti, perché poi è riduttivo portare sempre un libro come Alice nel Paese delle Meraviglie al mondo dei ragazzi. Non che sia importante, perché il suo valore iniziatico ed educativo c'è, però è un libro illustrato in particolare, molto più complesso e profondo di quello che si possa pensare. Tant'è vero che è stato definito dal movimento surrealista carburante per la fantasia, e la stessa Virginia Woolf diceva che è l'unico libro che non è per bambini, ma è l'unico libro in cui gli adulti diventano bambini e si ritrovano bambini in un mondo particolare. Quindi è un libro veramente importante per la storia della letteratura, per la storia del libro illustrato. Perché dico che poi è importante per la storia del libro illustrato? Perché nasce come libro illustrato, e la maggior parte delle volte, quando noi ci approcciamo a questi grandi classici della letteratura illustrata, dobbiamo pensare che nella fase iniziale, ideativa e realizzativa, c'è sempre un genio, un autore che scrive e disegna contemporaneamente. Dovrei averlo qui e ci tenevo a farvelo vedere. Eccolo qui. Naturalmente questa è una ristampa, perché l'edizione originale chiaramente è stata battuta all'asta per cifre incredibili. Anche la ristampa originale, quella iniziale, veramente ormai è un'edizione da collezionisti, però ci tenevo a farvele vedere, a diciamo, un'apertura di pagina particolare, ecco questa per esempio, dove potete vedere che il libro è scritto completamente a mano, e ci sono i disegni realizzati dallo stesso Lewis Carroll. Quindi da lì lui stesso sentiva la necessità di aggiungere delle immagini alla sua scrittura. Probabilmente tutti voi sapete com'è nato Alice nel Paese delle Meraviglie. Questo primo manoscritto fu un regalo per la piccola Alice Liddell, che era la figlia del decano di Oxford, Lewis Carroll, che in realtà si chiamava Charles Ludwig Dodgson. Era un reverendo del periodo vittoriano che nell'Ottocento insegnava a Oxford, e aveva questa grande passione, questa amicizia per i bambini, le bambine in particolare, e si intratteneva con loro inventando giochi, raccontando gli storie. In particolare la sua prediletta era questa piccola Alice con le sue sorelle, e nelle domeniche, mesi più caldi, erano soliti tutti insieme andare a fare delle gite in barca lungo un fiume che si trovava lì vicino a Oxford, e lui inventava queste avventure mettendo Alice al centro del racconto e disegnando, realizzando dei piccoli scarabocchi che permettevano di visualizzare quello che poi lui andava a raccontare. A un certo punto lui riunì tutti queste narrazioni in un unico manoscritto e lo regalò alla bambina. Da quel momento in poi è storia, insomma. Il manoscritto poi è diventato, tra l'altro, la prima edizione non era neanche Alice nel Paese delle Meraviglie, ma erano Le avventure di Alice nel sottosuolo, Alice Adventure Underground. Per questo io, quando ho fatto la mia riedizione di Alice, ho voluto intitolarlo proprio Alice Sottoterra, perché tutti mi dicono:
Madonna, quanto sei macabro, ma come mai? Io rispondo, ma in realtà era il manoscritto originale che si intitolava proprio Alice sottoterra. Poi dopo, nel momento in cui è stato pubblicato, è stato rivisto, è stato aggiustato, l'editore ha capito che le illustrazioni di Lewis Carroll non erano adatte a sostenere un'edizione stampata e così arrivò Antaniel, che è l'illustratore più famoso vittoriano che ha illustrato la prima edizione di Alice nel Paese delle Meraviglie, è probabilmente quella più bella, quella più genuina, perché molte delle sue illustrazioni si appoggiano direttamente agli scritti realizzati dallo stesso Carroll. È come se li avesse utilizzati come una brutta copia per poi metterli in pulito con questo tratto a inchiostro più preciso, di una bellezza incredibile, perché John Tenniel è veramente uno degli illustratori più importanti della storia dell'illustrazione mondiale, e precede di qualche anno la meravigliosa edizione a colori realizzata da Arthur Rackham, che è questa qui. Chiaramente Rackham, altro illustratore del periodo vittoriano, che ha realizzato queste illustrazioni a colori bellissime, ma non ha illustrato solamente Alice, ha illustrato tutti i classici, da Peter Pan, le fiabe dei fratelli Grimm e tantissime altre. Probabilmente è uno degli illustratori pittori, perché poi qui veramente parliamo di un'illustrazione che rasenta la pittura, perché nasce in seno anche al movimento preraffaellita in epoca vittoriana. Quindi parliamo comunque di una forma di illustrazione che è veramente una forma d'arte. Non che oggi l'illustrazione non sia una forma d'arte, anche questo arriveremo a parlarne. Comunque, veramente gli illustratori di quel periodo, della fine, metà, fine 800, inglesi in particolare, rappresentano un momento felice della storia dell'illustrazione, che diventa veramente di riferimento anche per gli autori contemporanei. Come non citare, per esempio, Beatrix Potter, colei che ha inventato le avventure di Peter Coniglio, di Peter Rabbit, Kate Greenaway e tantissimi altri. È veramente un momento felice per la storia dell'illustrazione, forse perché anche le tecniche di stampa chiaramente si sono ulteriormente evolute. C'è una sorta di ritorno di gusto alla fantasia sfrenata. Il fatto di lavorare anche con le immagini fa sì che ci sia un fiorire del libro illustrato. Non che prima questo non avvenga, perché anche comunque, se prendiamo libri più antichi e andiamo indietro nel tempo, subito dopo l'invenzione della stampa, o anche prima, pensiamo anche ai manoscritti miniati, con tanti dipinti, tante miniature. Poi dopo viene comunque inventata la stampa, e i libri sono pieni di incisioni bellissime. Penso a libri che anche non nascono come libri illustrati, ma che contengono bellissime illustrazioni. Quelli, per esempio, che raccontano l'ossessione proprio per la cattura delle immagini, per i giochi con luci e ombre. Penso a L'Ars Magna Lucis Tumbre di Athanasius Kircher, che sarà un testo che poi addirittura porterà all'invenzione della fotografia e all'invenzione del cinema stesso, che contiene delle illustrazioni, delle incisioni che sono meravigliosi. Pensiamo anche a testi scientifici o pseudoscientifici, i cosiddetti bestiari, che a partire dal 1400, 1500, fino ad arrivare al 1600,
divengono tra i libri illustrati più popolari, più ricercati, e oggi veramente bottino di caccia costosissimo di collezionisti. Pensiamo al bestiario di Ulisse Aldovrandi, pieno di splendide xilografie, incisioni sul legno. E se vi capita oggi, per esempio, di passare per Bologna, dovete assolutamente fare visita a Palazzo Poggi, dove c'è una sezione tutta dedicata ad Ulisse Aldovrandi, e lì sono presenti addirittura le matrici originali di questo libro, insieme ad alcuni animaletti imbalsamati, rinsecchiti, che ripropongono alcune chimere, alcuni mostriciattoli che poi erano contenuti nei libri ed erano considerati degli animali veri, ma che poi in realtà non esistevano. Ma bestiari altri che contenevano creature incredibili, perché molte volte venivano disegnati anche sulla base del racconto. C'erano viaggiatori che tornavano, chiaramente non esistendo la fotografia, tornavano raccontando quello che avevano visto, e su carta facevano loro degli schizzi che poi venivano interpretati dagli illustratori. E quindi è bellissimo vedere delle illustrazioni, che so, di elefanti, ippopotami, giraffe, leoni, che sembrano mostri terribili perché sono stati disegnati sulla base dei racconti. Quindi il percorso della storia del libro illustrato è veramente una fantastica avventura. C'è una sorta di organizzazione, di mutazione nel momento in cui si arriva anche al moderno pensiero scientifico. Si arriva al Settecento, il secolo dei lumi, tutto viene organizzato. Diderot e d'Alembert cominciano a fare una sorta di catalogazione scientifica del mondo, creando l'enciclopedia contemporaneamente. In campo scientifico arriva Linneo, che introduce le basi sistematiche della catalogazione, e quindi anche nei libri illustrati in particolare, si arriva ad una sorta di cesura tra quelli che sono i libri di fantasia e i libri invece scientifici. Quindi ecco, diciamo che l'avvento del moderno pensiero scientifico crea anche questa conseguenza. Quindi arriviamo poi all'Ottocento, il grande secolo veramente di scoperte come fotografia, la fine del secolo del cinema, dove arriva il romanticismo in letteratura, in pittura, ci si prepara al secolo successivo, dove veramente troveremo le grandi correnti artistiche, le avanguardie del Novecento. Quindi è un secolo di preparazione. Quindi anche il libro illustrato comunque si prepara e sporna dei capolavori incredibili, come appunto Alice nel Paese delle Meraviglie. E da italiano fare un torto a parlare solamente di Alice nel Paese delle Meraviglie e non nominare invece il corrispettivo italiano, che è il Pinocchio di Collodi. Per il Pinocchio di Collodi stessa identica faccenda. Collodi, dalla noia e dalle giornate tutte uguali delle colline toscane, immagina le avventure del burattino più famoso del mondo. Ecco, una cosa c'è da dire: Collodi non disegnava, e quindi il primo manoscritto, al di là di qualche scarabocchietto, di qualcosa, non era certamente come Lewis Carroll. Quindi comincia a scrivere le avventure di Pinocchio a puntate, che vengono pubblicate inizialmente proprio a puntate sul giornale dei ragazzi, e poi successivamente, visto il grande successo, l'editore decide di trasformarle in un libro vero e proprio, e a quel punto viene affidato a un illustratore di dare finalmente un volto a questo burattino. Il primo a illustrare Pinocchio è Mazzanti, e successivamente Chiostri. E Mazzanti e Chiostri sono coloro che realizzano veramente quelle edizioni che entrano nell'immaginario collettivo, e oggi, se pensiamo a Pinocchio,
noi pensiamo a quel Pinocchio. Purtroppo poi arriva Disney con un Pinocchio simpatico, particolare, ma portato in un contesto che non è quello dell'originale, e quindi per fare degli esempi più recenti vorrei citare, vi faccio vedere qui forse uno dei più bei Pinocchi che sia mai stato realizzato e illustrato qui in Italia, che è l'edizione di Roberto Innocenti, che realizza queste tavole incredibili. Ve ne faccio vedere una. Ecco qui, che sono veramente dei dipinti pieni di dettagli, di particolari. Roberto Innocenti, illustratore contemporaneo vivente, bravissimo, impiega diversi mesi, fino a un anno, a realizzare una singola illustrazione. E anche qui approfitto per dirvi che c'è una sua mostra con tutti gli originali a Firenze, che durerà fino a tutto il mese di maggio. Quindi, se vi capita di passare per Firenze, credo che valga la pena veramente di andarlo a vedere. Ma Roberto Innocenti è uno dei maestri dell'illustrazione italiana, ed è un po' un punto di riferimento anche per tantissime persone che oggi iniziano a fare illustrazione. Come vedete, per me i libri illustrati sono un'ossessione, e un'ossessione tale che poi mi spinge ad andare a cercare anche tante, tante edizioni. Quindi, per esempio, ogni volta che vengo a Torino a Scuola Holden, faccio il mio giro per le librerie antiquarie, per il Balloon, e ogni tanto il sabato scovo anche delle vecchie edizioni, per esempio di questo Pinocchio, ma ne ho tantissime. Molte volte mi dimentico anche di averle e li compro doppi, tripli, o magari faccio quelle scoperte che poi mi portano a lavorare su dei progetti su cui non avevo immaginato di lavorare fino a quel momento. Per esempio, qualche anno fa, su una bancarella del Balun, ho trovato questa edizione originale di Pierino Porcospino, che era un libro illustrato fondamentale. Diciamo che un altro che si aggiunge a quei libri, come potrebbe essere Alice o Pinocchio, e anche questo nasce da un autore che, a un certo punto, non trovando un regalo per il figlio di 4 anni, comincia a scrivere delle filastrocche e a illustrarle lui stesso per realizzare un libro da regalare a questo bambino. C'è da dire che l'autore Eric Hoffman è importante, perché in realtà era un neuropsichiatra che ha contribuito ai progressi della moderna neuropsichiatria. Basti pensare che Alzheimer, il medico che scoprì il famoso morbo, era un allievo di Eric Hoffman. Hoffman era il direttore del manicomio per bambini di Francoforte, e per intrattenerli inventava per loro delle storielle. Quelle storielle che poi lui prese, mise nel libro per il piccolo Carl, per il figlio, e che poi è diventato l'ennesimo libro importantissimo per bambini. Non avevo mai pensato di lavorarci, ma poi l'incontro fortuito con questo libro ha fatto sì che entrassi meglio dentro nelle righe, e ne ho realizzato chiaramente una mia edizione, e raccontandone naturalmente anche la storia originale, perché un'altra mia ossessione è quella, dietro ogni libro, quindi ho l'ossessione per i libri illustrati, ma anche l'ossessione per andare a scovare tutta la storia che c'è dietro il libro illustrato. Insieme a Pierino Porcospino ho trovato quest'altro libro che si chiama Il Tirannetto Illustrato, altra storia di bambino cattivissimo,
che fa dispetti, che rompe le bambole, che strappa i capelli alla sorella, un libro pieno di splendide incisioni, di cui ancora non ho trovato tante notizie, ma penso che potrà essere uno dei prossimi lavori che realizzerò. Come illustratore, come autore, mi piace spaziare dalle mie storie originali, ripescare i vecchi classici e rilavorarci sopra, facendo delle mie riletture, delle mie rivisitazioni che tutti vedono come un qualcosa di lontano, assolutamente non adatto allo spirito dell'autore, ma in realtà se poi si va a vedere invece è vicinissimo allo spirito dell'autore. Quindi molte volte spiego anche quello che è il processo che mi porta a fare questa sorta di rivisitazione. Quindi per me il libro illustrato è diventato anche una fonte di studio, cioè un modo per approfondire quella che è la mia conoscenza, che poi mi permette anche magari di spaziare in altri campi come il cinema, la scrittura o l'animazione. Faccio vedere un'altra edizione di Pinocchio, questa un po' più recente, degli anni 50, ma veramente potremmo fare. E non so quanti esempi. L'Alice di Rackham ve l'ho fatta già vedere. Vi faccio vedere questa edizione di Alice nel Paese delle Meraviglie, perché Alice, come vi dicevo, è un libro molto, molto particolare. Quindi, se dovete per la prima volta approcciarvi bene ad Alice, ai suoi contenuti, alle illustrazioni, vi consiglio questa edizione che è chiamata l'Annotated Alice. È un Alice nel Paese delle Meraviglie, un'edizione annotata da Martin Gardner e tradotto da Masolino D'Amico, dove tutte le illustrazioni e tutte le righe sono spiegate andando a cercare tutti quelli che sono i riferimenti, i significati nascosti, i fatti, gli aneddoti legati alla vera vita di Lewis Carroll e di Alice Liddell, e permette quindi di penetrare all'interno di un libro in maniera completamente differente. Io sono dell'idea che un libro sia un oggetto veramente magico, un oggetto particolare. L'incontro con un libro non avviene mai casualmente, è sempre il libro che cerca te e si avvicina. Poi rimane con te, entra a far parte della tua vita, va rivisto varie volte, va approfondito, e soprattutto un libro così importante come Alice nel Paese delle Meraviglie o Pinocchio, secondo me, vanno affrontati anche con aiuti di questo genere. E anche per Pinocchio, vi direi sicuramente di prendere l'edizione con l'introduzione di Piero Citati, che fa veramente un'analisi abbastanza importante della storia di questo burattino, e anche lì veramente ci troviamo a che fare con un qualcosa che non è un semplice libro illustrato per ragazzi, ma veramente qualcosa di più, perché poi sconfiniamo veramente nelle tradizioni popolari, nella magia, nell'alchimia. Basta pensare ai paralleli che potremmo fare tra Pinocchio e la Redrice di Mandragola, o la creazione del Golem, o anche sorgono spontanei dei paralleli, per esempio, con un altro libro importante, che non è un libro illustrato, ma ha le sue illustrazioni scientifiche, L'uomo delinquente di Cesare Lombroso. Pinocchio e L'uomo delinquente sono due libri che vengono realizzati più o meno nello stesso periodo, e come si può non pensare che Pinocchio sia veramente un delinquente nato? E così come è stato descritto e raffigurato, Pinocchio è portatore delle stigmate del delinquente nato, del delinquente
per vocazione. Questo è un discorso molto lungo e meriterebbe veramente forse una lezione a parte, però vi dà un po' la misura di quanto io sia ossessionato dai libri illustrati e da quello che c'è dietro il libro illustrato. E vorrei mostrarvi la mia edizione invece preferita di Alice nel Paese delle Meraviglie, che è questa, che ho scoperto qualche anno fa a Praga. Questa è un'edizione illustrata da un artista che si chiama Dušan Kalaj, che è probabilmente il mio illustratore preferito. Vorrei farvi vedere qualche illustrazione in particolare. Ecco, anche qui ci troviamo di fronte a dipinti nel vero senso della parola, ed è bellissima qua anche la veste grafica, come ai dipinti si alternino anche dei piccoli elementi che entrano addirittura a giocare con il testo, piccoli elementi a colori, altre aggiunte in bianco e nero. Guardate la bellezza di queste pagine, dove ci sono degli esseri che addirittura non sono neanche descritte nelle pagine di Lewis Carroll, ma Dušan Kalaj addirittura arriva ad inventare degli esseri che arricchiscono ulteriormente. Quindi ecco, è il classico esempio di come l'illustrazione non debba mai, in un libro illustrato, diventare didascalica, no? Perché sarebbe forse sbagliato avere un libro illustrato dove le illustrazioni contengono esattamente, raffigurandolo, quello che poi è spiegato nel testo. Io credo che in un libro illustrato le illustrazioni devono andare su un binario parallelo, debbano proseguire su una propria strada. Io leggo e immagino delle cose, vedo le illustrazioni e ne immagino delle altre, metto insieme queste due cose e mi creo nella testa una mia versione particolare. Credo veramente nel valore evocativo del libro illustrato. Questo non significa che non esistano dei libri che poi sono didascalici. Chiaramente nella divulgazione, nella didattica avviene tutto questo, ma certamente non sono i libri che fanno scaturire in me quell'ossessione di cui stavamo parlando. Volevo farvi vedere qualche altra cosa. Chiaramente vado così, random, proprio dandovi dei piccoli input, e poi magari mi auguro che con molti di voi anche a scuola avremo modo di parlarne, di approfondire. Ma per esempio un autore, un libro bellissimo è questo di Edward Gorey. Edward Gorey è uno dei miei illustratori preferiti, americano, con queste illustrazioni minute, piccolissime, in punta di pennino, e con queste piccole filastrocche, e queste in particolare sono tante piccole storie. Qui, beh, purtroppo ho l'edizione spagnola, l'edizione naturalmente originale è in inglese, e sono tante piccole storie di tanti bambini che sono morti accidentalmente. Quindi ogni pagina racconta la morte di questo bambino e di chi è quel piccolo bambino. È un libro di una poesia incredibile, bellissimo, che ha ispirato e guidato tantissimi autori in tutto il mondo, uno su tutti. Ne parlavamo nella lezione su Tim Burton. Inutile dire che Edward Gorey è uno degli autori ispiratori di tutto il mondo di Tim Burton. Questo naturalmente forse è il libro più importante che lui ha realizzato, ma ne ha realizzati tantissimi. E tra l'altro vi invito ad andare a vedere online delle sue fotografie, perché è un personaggio, uno scrittore e un illustratore con una passione sfrenata per i gatti. Era pieno di gatti a casa, sempre vestito con queste pellicce enormi, quindi lui stesso sembrava uno dei personaggi delle sue illustrazioni.
Passerei poi a segnalarvi, a farvi vedere Maurice Sendak con il suo libro più famoso, Nel paese dei mostri selvaggi, diventato poi anche quel bellissimo film di Spike Jonze, Nel paese delle creature selvagge. Ma questo è uno dei libri più importanti, dei libri illustrati per bambini, per ragazzi, uno dei capolavori della letteratura. Per l'infanzia, dove si racconta di un bambino. Ci sono sempre questi personaggi che tornano: il bambino cattivo, il bambino terribile, il bambino disobbediente che a un certo punto si rifugia su un'isola ipotetica e trova conforto con dei mostri che sono selvaggi, selvaggi come lui. Questo, ecco, è uno dei libri veramente, veramente più importanti. Quindi, nulla, procuratevelo, leggetelo, compratelo e andatevi a vedere anche la storia che c'è dietro, tutte le altre opere di Maurice Sendak, perché è veramente, veramente un autore fondamentale. Continuo con questa carrellata con un altro libro di una poesia incredibile, che è L'Anatra, la morte e il tulipano di Wolf Elbruck, che è uno dei pochissimi e fino a un certo punto l'unico libro per bambini che racconta in maniera delicatissima il tema della morte. È un libro che è stato realizzato da Elbruck proprio per far affrontare ai bambini il tema della morte. È un'edizione con delle illustrazioni bellissime, con un testo estremamente, estremamente scarno, pubblicato in tantissime lingue, è andato addirittura in Italia fuori edizione per un periodo, non si trovava più, e poi fortunatamente è stato ristampato, perché veramente è un libro fondamentale. Wolf Elbruck è uno degli illustratori contemporanei più importanti, scomparso purtroppo qualche anno fa, ma che ha realizzato veramente dei capolavori incredibili nel campo dei libri illustrati. Uno dei miei illustratori preferiti contemporanei è Carl Kenneth, che ho avuto modo di conoscere anche in una scuola di illustrazione. Mi capita di incrociarlo magari alla Fiera di Bologna, e lui veramente definirlo illustratore è riduttivo, perché è un pittore di grandissima bravura, pittore fiammingo. So che sta per uscire una sua edizione del Pinocchio, ma non quello di Collodi, comunque con un testo rivisitato, quindi lo aspetto veramente con grandissima trepidazione, perché Carl è un grande maestro proprio della matita e dell'acrilico. In particolare, poi è bellissimo, perché ogni autore ha la sua tecnica, ha il suo modo di raccontare, il suo modo di fare, e per me, che sono anche un autore, un illustratore, e mi piace rubare, mi piace prendere qualcosa da ognuno di loro, e poi grazie a loro costruisco poi quella che è la mia tecnica, il mio modo di narrare. E vorrei ricordare in conclusione di questa carrellata un amico che è scomparso purtroppo pochi mesi fa, Mauro Evangelista, grandissimo illustratore italiano, importantissimo, fondatore di forse la scuola per libri illustrati più importante che abbiamo in Italia, ed è stato lui a instillarmi la passione per il pastello, per la matita colorata, e quindi lo ringrazio e sottolineo la sua importanza proprio nella scena contemporanea dell'illustrazione. Potrei veramente andare avanti per tantissimo, alzarmi, andare verso la libreria
prendere altri libri illustrati proprio per farvi capire quanto sia forte questa ossessione e come si possa aprire un mondo parallelo, è un mondo alternativo, è quasi quel sottosuolo di Alice che contiene tante meraviglie. Io ho sempre disegnato fin da bambino, non avevo mai pensato di realizzare libri illustrati. Ho avuto un passato qualche anno come illustratore scientifico, ma non mi soddisfava perché era un qualcosa di molto freddo. Ho avuto poi questa costruzione di carriera cinematografica, come vi dicevo, l'illustrazione poi è tornata in un secondo momento, ma è tornata, è entrata nella mia vita, è diventato un mio modo di raccontare il mio mondo, le mie storie e continuerò, credo che non mi abbandonerà più finché avrò la forza di riuscire a tenere una matita in mano. Poi per me è sempre stato così, perché facevo uno scarabocchio su carta, prendevo dei piccoli appunti, poi mi rendevo conto che il personaggio che era su un foglio voleva parlare con quello del foglio vicino, prendevo degli appunti e così nascevano e nascono tuttora le storie. Quindi mi viene da dire, chi se ne importa se non diventeranno mai un film, perché possono essere dei bellissimi libri illustrati. Spero di farne tanti, di continuare così e soprattutto di poter guidare tante persone che come me decidono di fare questo stesso bellissimo, meraviglioso viaggio. Io nulla, chiuderei qui. Questa mia, non la chiamerei neanche lezione, questa sorta di disquisizione attorno all'ossessione per i libri illustrati e andrei a vedere se ci sono delle domande. Sarei ben felice di rispondere a delle domande. Credo che debba aspettare che appaiano nei messaggi. Ok, vedo che non ci sono messaggi, quindi magari mi prendo qualche altro minuto per affrontare un po' quelli che sono dei luoghi comuni. Che vi devo dire? Mi faccio magari io delle domande da solo. Sono domande poi che mi sento rivolgere spesso. Ma quindi per realizzare un libro illustrato è necessario saper disegnare, avere delle basi. Mi viene da rispondere, beh, certamente sì, bisogna avere una grande passione per il disegno, per lo scarabocchio in particolare. Cioè, credo che se qualcuno non ha mai avuto la pulsione per il disegnare, magari questo possa rappresentare un ostacolo. Però oggi come oggi credo che non sia necessario saper disegnare e soprattutto saper disegnare bene, perché è finito il tempo di quella forma di illustrazione, di quell'illustrazione accademica, dove tutto deve essere preciso, la prospettiva, le ombre, la tecnica, deve essere tutto realizzato perfettamente. Oggi ci sono degli autori che hanno fatto della semplicità, della sgrammaticatura, permettetemi il termine, anche del saper disegnare male, ma molto bene, lo hanno fatto diventare il proprio stile. Penso a un'autrice come Beatrice Alemagna o
Joanna Elgren o Mayra Kallman, dove veramente apparentemente dice: ma che cos'è questa illustrazione? Sembra quasi realizzata da un bambino piccolo, ma è proprio quello il bello, cioè quel disegnato male che in sé contiene ancora più spirito evocativo. Quindi anche le strade dell'illustrazione, oltre quelle della narrazione, sono veramente infinite. Purtroppo, come per tanti altri campi, oggi ci sono correnti, ci sono delle mode, e quindi quello che noto sempre di più, anche venendo dalla recentissima mostra degli illustratori alla Fiera dell'Illustrazione di Bologna, ci si rende conto che si vanno a identificare quelle due o tre strade che sono un po' modaioli e tutti tendono a imitarsi un po' l'uno con l'altro. Questo va un po' a snaturare il campo dell'illustrazione, il panorama più che il campo dell'illustrazione. E arriviamo poi ad avere anche in maniera giustificata, perché vi farò dei nomi di veramente VIP, di superstar del mondo dell'illustrazione, perché oggi è come nel mondo dei registi abbiamo quelli hollywoodiani come Spielberg, Quentin Tarantino, Martin Scorsese. Nel campo dell'illustrazione abbiamo veramente delle superstar, e mi verrebbe da nominare, non so, Rebecca d'Outremer o Benjamin Lacombe, che sono veramente l'equivalente in campo dell'illustrazione di quelli che sono i grandi registi hollywoodiani, che sono meravigliosi, hanno realizzato delle opere incredibili, ma forse sono troppo imitati e sono quelli che rappresentano magari un falso lume di riferimento per tante persone, soprattutto giovani che si approcciano a fare di questo una scelta di vita e poi un mestiere. Vedo che non arrivano delle domande, non so se dalla regia hanno modo di girarmi eventualmente delle domande. Aspettiamo ancora qualche minuto. Approfitto per ricordarvi, in coda a questo nostro incontro, che Scuola Holden naturalmente è particolarmente sensibile anche nei confronti del libro illustrato, e quindi ha varato un training camp di formazione proprio per la realizzazione di libri illustrati. È un corso non corso, perché permette di sviluppare dei progetti, quindi la selezione è fatta sulla base del progetto e non del candidato. Sarà un percorso dove il progetto verrà sviluppato da me e da Valentina Testra contemporaneamente, fino a portarlo ad una forma che possa essere presentabile ad un editore, ad una casa editrice. Quindi molte volte si ha un'idea iniziale, ma non si sa come svilupparlo, come articolarlo bene. Ed è esattamente quello che faremo all'interno di questo training camp dedicato alla realizzazione del libro illustrato. Se non ci sono delle domande o non c'è altro, io a questo punto mi fermerei. Ah, ecco, scusatemi, ma ho refresciato la pagina e magicamente, infatti, sono uscite fuori delle domande. C'è Lorenzo che infatti mi chiedeva se è necessario per realizzare un libro illustrato di saper disegnare bene. Beh, credo di aver risposto, mentre
Alex Romeo mi chiede: lei cosa consiglia per quelli che vogliono intraprendere la strada dell'illustrazione? Beh, allora consiglio prima di tutto di leggere, di guardare e di studiare tantissimi libri illustrati e autori. E nulla, come dicevo prima, forse il nostro training camp potrebbe essere un ottimo modo per approfondire il discorso. E Alessandra mi chiede anche se sia possibile avvicinarsi e iniziare la professione di illustratore anche dopo una certa età. Direi assolutamente sì, perché come vi dicevo, io stesso ho iniziato la mia professione di illustratore e di autore di libri illustrati intorno ai 45-46 anni, anche se avevo sempre disegnato. Quindi assolutamente non c'è nessun problema. Poi mi viene chiesto, è problematica la relazione con le case editrici, le case italiane innovative, cerca illustratori stranieri? Allora, non è qui non rispondo né sì né no, perché chiaramente il rapporto con una casa editrice, una società di produzione, se vuoi fare il regista, chiaramente è sempre problematica. Più che altro perché c'è una quantità incredibile di persone che si propongono. Richiesta c'è, possibilità ci sono, e secondo me se ci si muove in maniera intelligente e nel modo giusto, secondo me, si può arrivare a fare buone cose. Poi una cosa importante che c'è da dire è che i libri illustrati in particolare, è meno costoso della realizzazione di un film, quindi è un ambiente che magari permette la realizzazione di tantissimi prodotti in più, quindi è un discorso comunque molto delicato che va affrontato di caso in caso e nel modo giusto. Certamente l'estero e alcuni paesi funzionano meglio rispetto all'Italia, questo è inutile che ce lo diciamo, basta pensare alla Francia e chiaramente una persona che comincia a pubblicare in Francia sicuramente ha più possibilità di pagare l'affitto di qualcuno che comincia a pubblicare in Italia. Diciamo, ma questa è un'altra storia. Avremo modo di parlarne. E mi chiede Laura se bisogna avere dei requisiti precisi per il training camp. Allora, bisogna avere delle idee, sicuramente. Si può essere autori e illustratori contemporaneamente, ma anche solo autori o solo illustratori. In quel caso penseremo noi a creare delle coppie di autore e illustratore. Diciamo che quello che io consiglio è di prendere visione di quello che è brutto dire il regolamento, di quelle che sono le linee che vengono richieste per la candidatura al training camp e poi lì tutto è spiegato e diciamo che non è richiesto nulla di particolare, semplicemente di avere tante idee, un'idea funzionale e una buona fantasia. E mi viene chiesto anche se si ha un progetto già realizzato, come si fa a proporsi per farlo pubblicare. E questo è proprio un qualcosa che affronteremo durante il training camp, ma per rispondere anche qui si crea una sorta di brochure del proprio progetto. Si cominciano ad avvicinare le case editrici dopo averle studiate accuratamente, perché non c'è nulla di peggio di andare ad avvicinare un editore se non si conosce il catalogo di questo editore, perché è la cosa veramente che indispettisce di più, vedere una persona che propone una propria idea che poi non è solamente adatta al proprio catalogo. L'altra cosa che io consiglio è quella di andare alle fiere di settore, alle fiere specializzate, il Salone del Libro di Torino, la Fiera dell'Illustrazione di Bologna, Lucca Comics, più libri a Roma. Vi sto parlando naturalmente solamente di quelle italiane, di fare un giro
armati di taccuino di appunti, di macchina fotografica, in modo tale da studiare bene quello che è il terreno di battaglia, di cominciare a capire quale può essere l'editore giusto, magari scambiarci anche due parole, però senza assalirlo in fiera, perché generalmente in fiera è sempre molto stanco, indispettito, e magari anche un buon progetto rischierebbe di essere rifiutato o magari di cadere nel dimenticatoio. E nulla, di studiare, di approcciarlo successivamente e magari o prendere un appuntamento per la fiera successiva o prendere un appuntamento per fargli vedere il proprio lavoro o semplicemente mandandoglielo in PDF attraverso i canali che ogni casa editrice ha. Perché se andate su ogni pagina di contatti delle maggiori case editrici c'è un canale per poter presentare i propri progetti. I tempi di risposta sono lunghissimi, molte volte possono passare dei mesi, addirittura anche più di un anno, e può capitare che quando uno non ci pensa più riceva la fatidica email che dice il suo progetto è interessante, parliamone. Quindi, poi ecco, se avremo modo di vederci anche durante il training camp, avremo modo di parlare e di approfondire tutto questo. Credo di aver risposto un po' a tutto e come ultima cosa vi dico, il mercato italiano è un mercato di qualità, estremamente florido, dove vediamo dei bellissimi prodotti, ma certamente vivere di illustratore facendo di illustrazione facendo l'illustrazione in Italia è un pochino più difficile, però è anche vero che se si è italiani e si vuole partire a fare libri illustrati dall'Italia è importante cominciare a pubblicare qualcosa qui per poi assalire il mercato estero, quello francese, quello spagnolo, quello inglese, quello americano. Poi è un mercato veramente complessissimo, articolato, perché le richieste cambiano dal mercato magari americano a quello orientale, a quello europeo. Quindi è un discorso veramente molto, molto, molto lungo che non sarebbe qui, il momento di affrontare. Vediamo se ci sono delle altre domande. Io refresh nuovamente per vedere se ce ne sono. No, credo sia tutto. E a questo punto io nulla, spero di vedere tanti di voi, magari anche a scuola, vi dico, vi ho parlato del training camp, ma può essere anche un momento a scuola Holden per vederci, per approfondire, per parlare. Quindi nulla, mi auguro, ecco, di approfondire in maniera personale, perché non vi nego che questa modalità online è molto molto stancante e crea un distacco incredibile, perché sto parlando con uno schermo, non vedo nessuno di voi ed è anche un po' paradossale parlare di un qualcosa che riguarda l'ossessione per le immagini e non vedere però delle immagini. Però è stato molto interessante anche per me, infatti anche leggo l'ultimo commento, è stato molto interessante, ringrazio e interessante anche per me, perché fare questi momenti permette anche di fare un po' il punto sulle proprie idee, sul proprio percorso. Quindi direi che è stato interessante, certamente ce ne saranno degli altri. Io nulla, a questo punto vi saluto, vi auguro una buona serata e spero che tra coloro che hanno ascoltato ci siano tanti illustratori e tanti possibili nuovi autori nel panorama italiano ed internazionale. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao.